io mi occupo scientificamente, professionalmente di un tema che non si presta alla mediazione perché i rapporti di forza tra privato e pubblica amministrazione, che sono rapporti che vedono contrapposti il giovane che ho ascoltato prima, te che ho ascoltato prima, che effettivamente ce l'ho detto, ovviamente con la saggezza della gioventù, perché c'è anche una gioventù che è molto saggia per chi lavora con la gioventù, anche se è non una gioventù diciamo da 18 a 25 anni, ma ad ogni modo ho appreso un sacco di cose importanti. Autorità e libertà sono antitetiche. Se l'amministrazione esercita un potere che è autoritario, di fronte alla libertà del privato spesso si pone in contrasto, e allora questo contrasto non è facile poterlo dirimere con strumenti che siano giuridici, che siano extra giuridici, quali la mediazione. E questo è il mio punto di vista scientifico sulla mia materia. Ma la mia doppia anima, cioè quella anche di professionista, mi ha fatto incontrare la mediazione nella vita. E mi sono trovato calato in un mondo che è assolutamente diverso da quello del conflitto. Ovviamente, ritaglio questo tema dal punto di vista dell'avvocatura, nel senso che entrare in un istituto, organismo, centro di mediazione, chiamiamolo come vogliamo, è un mondo nuovo. È un mondo nuovo ed è un mondo interessante, nel quale, riporto anch'io una testimonianza, ho avuto modo di far trovare un accordo. Non si sa se le parti siano state realmente in quel momento contente l'una di cedere rispetto alle pretese dell'altra e viceversa, ma alla lunga mi pare che questo processo di accordo possa farmi dire con un certo margine, diciamo, di certezza che insomma il risultato è positivo. E quindi personalmente un plauso alla mediazione quale strumento, ripeto, giuridico per quanto mi riguardi, di risoluzione di alcune controversie che per ragioni molto semplici, lo voglio dire con un linguaggio, mi scuseranno i colleghi anche avvocati, ma un linguaggio accessibile anche a un giovane, costa meno dell'accesso alla giustizia, deve essere però qualificato, deve essere in linea con questa famosa sentenza della Corte Costituzionale, che è una sentenza e come tale si rispetta, che ha detto qualcosa sulla obbligatorietà, e mi auguro in tutta onestà che i governi che ci vorranno, come dire, che si affacceranno sulla faccia di noi italiani potranno recuperare ciò che la Corte Costituzionale ha detto, perché la Corte Costituzionale ha lasciato dei margini, e mi auguro che il futuro Ministro della Giustizia, ma soprattutto gli uffici, forti delle esperienze di voi mediatori professionisti, possano recuperare questo strumento giuridico che francamente è molto utilizzato nei paesi del mondo, e nei paesi che io conosco del mondo europeo indubbiamente, e che ha sotto formule diverse di arbitrato, di arbitrage, di alternative dispute resolution, insomma può essere recuperato in tutti i modi. Quindi un plauso per la vostra giornata e ripeto un invito a recuperare queste relazioni che non hanno modo di essere svolte. Quindi grazie e benvenuti e a rivedere.